Un giorno un galletto francese, stufo della vita del pollaio, decise di partire per la città. Era diretto a Mondovì. A Mondovì non si era mai visto un galletto. Grandi e piccini persero la testa. E anche una gallina. Era così bello. Persino gli stemmi del palazzo del governatore si trasformavano magicamente al suo passaggio. Sorsero moltissime tipografie per stampare i giornali che parlavano di lui. I bambini tutti i giorni l'accompagnavano nei posti più belli. Il galletto adorava i bambini e anche la città. Gli artigiani iniziarono a dipingerlo sui piatti. E la ceramica monregalese divenne famosa su tutte le tavole del mondo. Quell'anno il galletto in maschera fu la star del carnevale. E si racconta che stupì tutti deponendo un uovo in piazza. Un galletto? A carnevale. I corteggiamenti del galletto erano molto spettacolari. Il suo fidanzamento con la gallina fu festeggiato con un romantico viaggio in mongolfiera. E fu così che si fermò a vivere a Mondovì. E oggi è il simbolo della città.